E buon salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo appuntamento su Minecraft. E bene, allora, oggi cosa dobbiamo fare? Mi è stato detto di sistemare un po' di cose. Innanzitutto, oh, che musichetta, mi sorprende sempre questa musica così tanto allegra. Però prima, dobbiamo sistemare questo qua, perché mi è stato detto che con l'acqua crescono assai più velocemente, e siccome a noi servono, perché dobbiamo catturare le pecore, gli animali vari e quindi ci servono. E andiamo a prendere l'acqua e risistemiamo l'allevamento, per così dire. Questo lo rifacciamo. Qua dentro ci mettiamo qualche cosa d'altro. E direi di farlo qua a fianco, quindi. Una cosa tipo qua. Questo cos'è? Assi d'abete? No, ho legno. C'ho legno, che là è il terreno. Vabbè, fa niente, quindi per prima cosa. Mamma mia, che cos'è sta roba? Ah, ok. Per prima cosa dobbiamo raccogliere un po' di semi. Ed eccoci qua, siamo returne indietro. Per prima cosa dobbiamo organizzare il nuovo campo. E quindi dobbiamo buttare giù qua. Perfetto, perfetto. Ok, direi che va abbastanza bene. Questo spazio qua direi che ci può stare, ragazzi, ci sta. Ok, quindi. E direi anche questi qua. Perfetto. Cos'è stato? Vabbè. Ok, scusate ragazzi, prima andiamo a cuocere la carne perché ho ammazzato un paio di pecore visto che ne ho trovate tipo 50 mentre andavo in cerca di semi. Ah, c'è un'altra qua. Togliamo le scale. Ok. Perfetto. Poi dopo qua mettiamo l'acqua, eh. Direi di organizzare più o meno una cosa di questo tipo. Aspettate un po', Tanto mangio. Ok. Orca. Ok. Direi così, no, ragazzi. Ok. E qua direi un'altra fila di. Ma guardate che pro che sono. Ma guardate. Direi che ce ne sta uno qui. Uno qui. Ok. No, poi ci servono. Ah, eccoli qua gli steccati. Ecco fatto, poi andiamo a prendere altra acqua, promesso ragazzi, io direi che. Potremmo fare una cosa di questo tipo. Facciamo un. Conf. Direi che qua possiamo. Magari mi sono organizzato, eh. Tac, tac. Guardate che con tanta bellezza e artisticità. Ecco fatto. No, sto scherzando, non è finito così il recinto. Vado a prendere altri assi, ragazzi. Intanto tengo la spada, non si sa mai che spawni qualche cosa. Ok. No, non abbiamo più. Ok, allora dormiamo ragazzi. Ok, adesso che siamo riposati andiamo a finire l'opera. Dobbiamo andare a prendere l'acqua e il secchio. No, 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 vai. Vai, no. Oh, mamma. Ok. Secchio, secchio. Eccoti qua.
Cancun. Là c'è un po' di Hawaii. Oh, ma tutte le volte mi andate di fare un gradino, un qualche cosa da mettere lì, perché se no. Ok. Ma è rimasto il buco. Com'è possibile che rimanga il buco qua? Ma guardate un po' voi. Che roba. Ma vabbè, lasciamola così, ragazzi, va benissimo. Che illumina. Ok. Le torce si illuminano al buio, ragazzi, e ma guardate che style. Ok. Abbiamo detto le steccionate. Per le steccionate io direi di fare una cosa molto del tipo ci serve altra legna, se non ne ho di sopra. Ho 9 assi, 64 di stecca. Ragazzi, proviamo così. Quante ne verranno fuori? Tre. Ma possiamo un po' aumentare il numero. Ok. Stecca e stecca. Ok. Poi la lana la mettiamo qua. Lana la mettiamo qua. Assi d'abete verde, ce n'è solo uno. Ok, questo come li tengo lì. Questino, via. Perfetto, direi che ci può stare così. Ha già tutto un altro effetto, a mio parere. Si vede che è custodito, fa un effetto diverso, ragazzi. Ok, 49 di legno. È giusto, le casse le facciamo sempre da qua. Qua ci mettiamo un cassone praticamente così, ragazzi. Guardate, guardate che bello. E perché questo? Perché mettiamo dentro tutte le cose che riguardano alimentari qua, tipo arboscelli, cose queste qua. Visto che siamo qua vicini, non mi devo fare la strada tutte le volte. Quando cresce adesso vado a spostare anche quello che c'è lì. Io me lo sposto. Altra roba, carne marcia, zucchero. Andiamo e spostiamo tutto. Tanto ci prendiamo la spalla, non si sa mai che facciamo incontri ravvicinati. Tipo, là c'è uno scheletro. Dopo magari andiamo e facciamo un po' di culo ai mostri. Dopo, magari, forse. E qua io ci metterei anche una porta. Vediamo un po'. Arboscello. Ragazzi, è una amnesia, non mi ricordo più cos'è che le deve. Ah, ecco che cos'è! Oddio! C'è un ragno incastrato! Io ho paura! Oh mamma! È incavolato con me! L'abbiamo buttato giù come niente. Pensavo peggio, ma vabbè. Ok. Occhio di ragno, stecca. Oddio, ragazzi, non mi ricordo più quello che dovevamo fare. Ah, la porta! Ah, la porta. Eccola qua, la porta.
Ecco fatto la porta. Ok, e dormiamo, ragazzi. Perfetto. E quindi, anche se questo video è stato un po' più veloce, recupereremo con il video di settimana prossima, ragazzi, perché comunque adesso non vi preoccupate, abbiamo anche fatto cose da pazzi, perché per cui quindi ragazzi abbiamo dovuto fare un po' di cose. Guardatelo, guardatelo, io vado adesso glielo punisco. Attacco stealth. Là c'è uno che brucia. Oh, ma sono due. Come agisco? Agiamo. Kamikaze! Mamma mia, mamma mia, ragazzi! Che pro. Oh, c'è anche un ragno. Ma quello lasciamo stare, perché sennò qua. Ok, ma io ne sento uno. Ah, eccolo. Eccolo qua. Guardatene gli altri due ansiosi di morire. Ok, bene. Ora abbiamo finito con la caccia agli zombettini. Sì, penso di sì. No, aspettate che vado a portare di qua la carne marcia. Oh, che palle sta carne marcia. Carne, basta. Osso, su via. Ah, con le ossa poi ci facciamo la farina lì istantanea che fa crescere Tuscos. Ok, va bene ragazzi, allora ci salutiamo veramente qui e sosteneteci, mettete mi piace e ci sentiamo ad un prossimo video con me ancora. E quindi ciao a tutti ragazzi, non vi preoccupate che nel prossimo video di Minecraft faremo un attimo più di cose, tra cui sistemare anche la casa, penso principalmente. Appunto questo video è stato un po' più corto perché sono stati anche altri video che ho dovuto fare, altre cose. E ci sentiamo a settimana prossima. Tutti martedì ragazzi, non tutti lunedì. Ciao a tutti.